Momento difficile. Timing boy. Adesso immagino il gioco. Nel gioco, ma che figlio di puttana che mi rompe il cazzo questo? Dai, pezzo. Dichiara il telefono. Dichiara il telefono. Ha avuto il timing, cazzo, il timing perfetto. No, il timing era perfetto. Parte la solennità, si alza Makoto. Vabbè, mi speriamo si sente. Speriamo si sente. Che? Lo devi lasciare il bot, però. Il bot della live lo lasci, vero? Aspetta, magari che sto registrando, non è live. Dove sono? Idiota. Mi ritrovai a faccia in giù su un duro banco. Sentivo no, veramente? Come... No, il banco è fatto di carta pesta. Mi sentivo come se fossi stato investito da un treno. Minchia, Makoto. Questo è dopo Sbornia. Questo è dopo Sbornia. Ma il vero problema è come lo fa sapere. Come fai a investito? Ti svegli, alzi la faccia. Oh, guarda, questo coso è di legno. È di sicuro una macchina. È una macchina. Anche se sono solito abbisolarmi nel mezzo di una lezione particolarmente noiosa. Era un problema se diceva mi sono svegliato in su su una dura in faccia in giù su una dura sedia. Che cazzo fatto? Peter Griffin! Faccia da culo letteralmente. Vabbè, continuiamo. Non riuscivo a capire perché stessi dormendo su quel banco. Forse e un'aula fosse sconosciuta per giunta. Che sta succedendo? Cazzo, lo sei te? E ora vediamo la nostra fantastica aula a crearsi. Benvenuto nell'Accademia Kibugamine. Vorrei cominciare con una semplice spiegazione dei comandi. Muovi il mirino usando il mouse, oppure levita analogica sinistra del joypad. Non ho il joypad. Quando il mirino reagisce a un soggetto, premi il tasto sinistro, mouse up e il joypad, presumibile. Non ho il joypad. Puoi cambiare visuale col tasto WASD sulla tastiera, oppure col tasto joypad e l'edizione del... o i tasti L e R. Perché non provi a dare un'occhiata in giro per la stanza? Beh, lo devo dire. Chi si è dimenticato di dire una cosa? Non ho il joypad. No. No. Questo era Crua 89. Questo era Crua 89. Wait, perché c'è sulla lavagna c'è scritto guerra? Prima di fare, perché le lastre di ferro c'hanno dei bulloni grandi come una casa? Cazzo è? Perché non sono tridimensionali? Perché dalla stanza sei bloccato qua? No, ma raga, è normale, tranquilli. È l'estetica del gioco, è così. Ma minchia, con bulloni grandi come una casa. Ma che cavolo? Qui è dove ti aspetteresti vedere delle finestre in un'aula normale. Ma quelle che sembrano essere lastre di ferro sono state fissate in muro. No, per controllare, davvero. Ho dato un leggero colpo a una di esse. Dum, dum. Sì, lastre di ferro, ok. È incredibilmente spesse per giunta. Miglia, cos'è? Aspettaci la testa, magari si rompono. Ma che ho visto incazzando. Muoiono tutti. Ma piuttosto che analizzare cosa sono, ma non dovrei chiedermi perché si trovano qui? No, aspetta. Lui si chiede perché deve essere fello. Intanto tu sei in una classe da solo. Chi cazzo ti ci ha portato? Perché sei svenuto? Che cazzo è successo? Ma c'è una scia di bava lungo tutto il banco su quale ero appoggiato. Beh, bravo Abba, sbavati. Più tardi dovrò pulirlo. Più tardi. Cioè, tu ti interessi di pulire un banco e non di diretto? Che cazzo sono? Io ho un po' le visual novel le odio in questo modo. L'ho perché sono un capitano ovvio continuo. E sul banco, info per l'orientamento. Che di plian rozzo? Perché è scritto a mano? Il nuovo semestre è cominciato! No, cancelliamo! D'ora in poi questa accademia diventa un mondo tutto nuovo per voi bastardi! Che cosa è? Grazie! Lo scherzo di cattivo gusto di qualcuno? No! 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 Mi hanno soltanto rinchiuso in una classe! Punto, no! L'orologio segnale 8. Quando è che è successo? Sono entrato nelle lancette, dove le vedi? Non sono le lancette. Sono entrato nell'atrio d'ingresso alle 7:10. Che significa che sono qui da quasi un'ora? Dallo stato delle cose chi ci ha portato qui? Dallo stato delle cose si può affermare con sufficiente certezza che qualcuno mi ha trovato morto nell'atrio, nervoso e disorientato, e mi ha guidato a quest'aula. E non ti ricordi un cazzo, Makoto? Cosa è assolutamente certa. Ok, essere nervoso e disagiato, però minchia dovresti ricordarti che sei entrato in classe. Altro che super liceale sfortunato, super speciale super e basta. Super bambino speciale. Ehi, autism. Autism. No? Significa che sono ancora all'Accademia Kibugamine. Ma se questo è vero... A me fai fare... Aspetta, prima adesso scegliamo fra poco i personaggi. Qualcosa non torna, c'è decisamente qualcosa che non va. Queste lastre di ferro alle finestre. Sembra che mi abbiano scagliato in delle segrete. Non capisco, che diavolo sta succedendo? Ad ogni modo, immagino di dover tornare indietro e ricontrollare l'arte d'ingresso. L'ora prefissata per l'incontro è già passata, probabilmente gli altri sono già lì.
Un po' brividi. Anche i corridoi mi danno un po' i brividi. Non puoi farlo mentre mangi. che molto... felicità, mamma mia. Ricorda che... i corridoi molto, molto ricorda bravi. Che sei inutile e ottimista. Più passa molto il tempo rosa. E tutto questo ha sempre meno senso. Che diavolo mi sono cazzato? Ah, non lo so io. In ogni caso, devo andare al lato d'ingresso. Usa i tasti vuoti pure la vita analogica a sinistra. Del joypad ben muoviti, lo sicuro che dai. Non ho un joypad. Cioè, questo qua parla con se stesso. Sì. E nel frattempo parla così, a caso. Percorrere, tieni premuto il tasto maiuscolo oppure il tasto B del joypad, mentre disposti. Non ho un joypad. Ma l'abbiamo già detto che non abbiamo un joypad. Non abbiamo un joypad. Puoi premere il tasto tab oppure il tasto Y del joypad per visualizzare la mappa della zona. Ma Y? Ditelo voi. Non abbiamo un joypad. Ok, premi. Ah, no, è del joypad. Premi nuovamente lo stesso tasto per chiudere davvero. Per chiudere. Davvero comodo. Davvero comodo. Trovi. Grazie per prendermi per il culo, ma va il gioco. Allora. Ma quando tornai all'atrio d'ingresso, scoprì di non essere più solo. Oh, meno male. Oh. Tizio, no. Guarda quanta fantastica gente. Aspetta, non mi ricordo chi ha parlato. Era un uomo. Anche tu sei nuovo? Dato quando non ci sono i punti di domanda e non si vedono i personaggi, parlo io. Poi dopo vedete voi chi scegliere. Ma questo qua a destra è uscito da. Guarda la wifi a destra. Allora, anche voi. Non parliamo sopra Makoto. Sì, siamo tutti nuovi studenti dell'Accademia Kibukamine. Ah, ok, no, stanno parlando loro. Bene, si sente sottofondo. Ricordiamo che è una donna quella a destra. Aspetta, cosa? Tanto che c'è il doppiaggio, lasciamo parlare, poi dopo almeno decidiamo. Quindi questi sono i super liceali. Osservai attentamente la stanza esaminando le altre 14 facce che si erano riunite lì. Sarebbe meno drammatico se dicessi che mi sembrava di essere in un sogno. Oh, madò. Piacere di conoscervi, mi chiamo Makoto Negi. Scusate se sono in ritardo, mi sa che mi sono addormentato. Allora, questo qui è il chiaroveggente, quello un po' scemo. Tieni, Carbo. Carbo, tutto tuo. Aspetta, devo trovargli una voce. Però. Cercami una voce. Anche tu. Anche tu? Giocatrice d'azzardo professionista. Questa avverto che è abbastanza inquietante come ragazza. Quindi, ragazze, cosa volete fare con questa? Nell'anime è sempre calma. Io voglio qualcuno di psicopatico. Allora, lei è razionale. Abbastanza menefreghista riguardante il resto. Vabbè, abbiamo due ragazze. È una molto strano. No, da cosa l'hai capito che era una gothica? Chi fa il grassone di Tosinshi? Infatti, proprio lo sembra scoprire un cazzo. Ok, abbiamo trovato Death. No, io voglio fare... Tu late, l'hai già doppiato, vai, inizia. Io voglio fare quello che... Deathcraft, zitto. Infatti, proclamo lo stato di normalità. Allarme rosso. Di cosa parlate? Faccio fatica a seguirvi. Calmatevi! Quello può aspettare! Objection! Come puoi permetterti di presentarti così in ritardo, Neji? Ti è stato detto di trovarti qui alle 8 in punto! Sì, ma devi stare calmo. È il nostro primo giorno e commetti già crimini inenarrabili. Farò rapporto a questa atrocità e la punizione. Ma che problemi hai? Lo stai, tipo, incolpando davvero? Non importa, ho un'idea. Presentiamoci al nostro nuovo amico. Scherzi? Abbiamo roba più importante a cui pensare. E nell'interesse di tutti se scopriamo le nostre carte sul tavolo prima di decidere come giocarle. Diga. Ma la dolcetta lì. E sarebbe piuttosto difficile discutere efficacemente del nostro frangente senza conoscere il nome di ciascuno. Sì, tranquilla. Però. Oh, già, hai ragione. Un'altra ragazza. Ma quante ragazze? Tutto, ci sono 9 ragazze. 9 ragazze e 8 ragazzi. Tranquillo. Allora, questo è uno spoiler. Questo è uno spoiler. Tranquilli, prima del primo processo se ne vanno già via 2. Vai, no. Carbo. Ma devo farlo vedere io per me. No, vabbè, qualcuno che lo vuole fare. Salvo, salvo. Fai la ragazza. No! Salvo! Non devi recitare da donna, ti provo io. Vai. Bene, allora prima ci presentiamo e poi possiamo discutere del resto. Venga, ma per me Def sotto c'è una figa. Ancora non ci capisco molto. Andiamo avanti, sennò qui arrivano 12 ore e non arriviamo al primo processo. Zitto! Allora, ancora non ci capisco molto, ma suppongo che dovrò aspettare. In ogni caso, le presentazioni dovrebbero essere una buona occasione per iniziare a collegare i nomi alle facce, conoscere i miei compagni di classe. Ma davvero?
Tutto quello che so su di loro è ciò che ho letto del thread studenti, nuovi studenti dell'Accademia Kibugamin. Ok, quindi adesso iniziamo con i vari personaggi. Allora, allora te lo dico io. Prendi la ragazza in nero e la fa Okami. Okami, questa è per te. Un nome come il mio te lo scorderai appena te lo dico. Comunque, Touko Fukawa. Touko Fukawa, super letterata liceale. Allora, io ti dico, c'ho già il centauro e il testa uovo là. Debuttò sulla scena letteraria come un romanzo che scrisse all'età di 10 anni. E 2 anni fa il suo capolavoro, il romanzo Mentre il profumo della spiaggia ancora rimane, trasformò i pescatori in merce preziosa tra i suoi giovani fan. Ha ricevuto numerosi premi letterari e ha pubblicato successi su successi. Il tutto mentre frequentava la scuola. Non è altro che l'autrice geniale, la super letterata liceale. A quanto pare, quando sento autrice di romanzi mi immagino una donna più matura, sofisticata, esperta. Cosa? Perché mi stai fissando? Non guardarmi in quel modo! Non guardarmi come se fossi una specie di cosa suicida e oscena! Suicida, oscena? Io non... Lo so cosa stai pensando! Lo so! Cos'è che muori dalla voglia di dire? Te la ridi dicendo a te stesso: questa è la ragazzina più brutta, ripugnante su cui abbia mai posato gli occhi. No, io non... Non puoi ingannarmi! È la verità, altrimenti non saresti in grado di sopportare la vista della mia faccia! Ehi! Ma va bene, non mi importa, sono abituata ad essere trattata come spazzatura. Quel crazzo di complesso di persecuzione, quando si dice l'immaginazione di un autore utilizzata negativamente. Allora, andiamo questa volta... Adesso abbiamo il personaggio di Salvo. Salvo, te la più io perché sennò tu non fai un cazzo. Salvo, ridiamo questo. Salvo. Esatto. Leo Kuwata. Yo, il mio nome è Leon Kuwata, come butta, fratello? Un pirata. Leon Kuwata, super asso del baseball liceale. Leon Kuwata, giocando sia come asso lanciatore che come quarto in battuta. Ecco perché non l'ho riconosciuto. Ha condotto il suo team liceale di baseball alla vittoria del campionato. Come atleta è al top del top ed è già tenuto d'occhio dalle leghe professionistiche. Lo chiamano il super asso del baseball liceale. E quell'atleta di classe mondiale. Sì, ma in sta scuola è tutto super liceale. Aspetta, sì. Sei tu? Di che stai parlando? Non voglio sembrare sorpreso, è solo che mi aspettavo che tu fossi un po' più... Non so. Cos'è? Ti aspettavi un dannato Mastro Lindo? Mastro Lindo? Mi aspettavo il tipico giocatore di baseball tutto qui. Apparivi così in tutte le foto e articoli che ho visto su di te. Ehi amico, hai visto le mie foto del baseball? Sul serio? Hai visto quella roba morta e sepolta? Merda, non va per niente bene, sono imbarazzato al massimo. Stammi a sentire, quelle erano le regole del torneo, ho dovuto per forza rasarmi a zero. Ma non me li taglierò mai più, non ritorno nemmeno al mio colore naturale. Quindi, ehi, lascia che ti dica una cosetta. Il baseball non mi piace proprio per niente. La verità è che non sono mai andato agli allenamenti. Quindi l'asso della squadra non si è mai allenato? Immagino sia come ciò che chiamano prodigio, eh? Insomma, sono venuto qui per andarmene. Io ho un sogno, amico. Mi sembra un vecchio dentro. Un sogno. No, ma in realtà ci sta abbastanza. Eh sì, infatti. Diventerò un musicista, ovviamente. Non senti la mia aura da rockstar? Il cantante già c'è. Mi servono solo dei musicisti cazzuti e degli autori. E sono pronto. Uah, guarda come insegue il mio sogno. Sono proprio un figo assurdo. Un atleta al top della sua carriera che dice ciò che potrebbe infrangere i cuori di tutti i giovani giocatori del mondo. Okay. Vai da Scooby-Doo, ti prego. Ok, adesso voglio sentire Calanco. Ma che nome c'ha poi? Sono l'Alfa e Omega, inizio e la fine. Uè, Shaggy. Forse lei non mi conosce anche come Ifumi Yamada. Non mi dispiacerebbe se usasse l'altro mio nome. Ifumi tanti. È un ippopotamo questo. Super autore di Genshin. In ogni caso, è per me familiare con il fascino del mondo bidimensionale, signor Makoto Naegi. BD che? In qualità di super autore dei Dungeons liceale, il mio nome è piuttosto conosciuto nell'industria. Ancora oggi, la leggenda narra di quella volta che ho venduto 10.000 Dungeons al festival culturale scolastico. Per me li va a puttare la voce adesso. Lo so, dopo un po' è difficile, veramente. Mi si è rotta la e l'ho fatto nonostante le accuse di inquinare il festival da parte dei miei compagni ignoranti e non acculturati. Mi dispiace per i suoi compagni di classe, però 10.000 copie è parecchio per un evento scolastico.
Dove... Ma vi dimentichiamoci di certi sciocchi. Come testimonia Van Gogh, certi geni in vita non ricevono riconoscimenti. Sono un guerriero che combatte notte e giorno per distruggere i preconcetti che la gente ha sui miei lavori. Signor Makoto Nagi, sono certo che se vedesse il mio lavoro capirebbe immediatamente. Perché sono racconti che affrontano un tema profondo. Che tipo di tema? Oltrepassare la linea che divide i sessi. E questo io, a dire la verità, preferirei non capire. Mi chiamo Kiyotaka Ishimaru. Il mio motto è sii sincero con te stesso e vivi con vigore e forza d'animo. Lascia infuriare le fiamme dei nostri spiriti competitivi mentre ci spingiamo verso la superiorità accademica. Kiyotaka Ishimura, o Ishimaru. Capoclasse. Capoclasse. I nuovi studenti dell'Accademia Kibugamine si diceva che fosse un impeccabile studente modello. Che era regolarmente il primo della classe in una famosa scuola privata. Lavorando nei comitati disciplinari della scuola si è costruito una considerevole reputazione come uomo che pone le regole al di sopra di tutto, ottenendo l'appellativo di super capoclasse iniziale. Intanto per dare gli occhi alla Naruto. Ma c'è anche una fascia rossa nel braccio, io mi preoccuperei. Quella dove è una fascia rossa. È una faccia rossa. Allora, il tuo nome era Makoto Naeji, o sbaglio? Sì, grazie di Sì, grazie ai tuoi genitori per averti battezzato con un nome così virtuoso, Makoto Naeji. Ogni giorno è una battaglia, devi essere diligente e rimanere fedele al tuo nome. Ora! L'unico valore della vita è ciò che le dai con il duro lavoro. Non è la verità? Diamine se lo è! C'è qualcosa in questo tizio che mi mette agitazione. Il mio nome è Sayaka Maizono. Spero di poterti conoscere meglio. Sayaka Maizono, super idol liceale. Mi ritrovai incantato dal suo inchino graziato, da quel fragranza poco familiare ma piacevole. Sayaka Maizono. Senza esagerare fui sorpreso quando vidi il suo nome sul trend nuovi studenti dell'Accademia Kibugamine. Gode di notevole fama a livello nazionale come cantante principale di un gruppo femminile molto potente, popolare. È così ambita che sembra che ogni rivista e programma TV vogliano un pezzo della super idol liceale. Ma la ragione principale per cui fui così sorpreso di scoprire che sarebbe venuta qui è qualcosa che dubito lei si ricordi. Più la guardo, più sembra carina. E quella pelle sembra una bambola. Sarebbe proprio un peccato se morisse. No, non sono una bambola, ti assicuro che sono viva. Cosa? Ma mi hai sentito? Certo, sono una Esper. Eh? Sto scherzando, era solo un'intuizione, nient'altro. Cazzo, sta qua è pericoloso. Cosa è pericoloso? Oh, uscita! È pericolosa perché Deathcraft la sta mettendo così quando è felice. Allora... La Madonna! Allora, Mr. Freeman! Rise and shine, Mr. Freeman! Si svegli, Freeman! Si svegli, Freeman! Cosa la farai? Voglio la faccia di gemelle su di lei. Questo sì che è un intuito impressionante. Oh, ehi, hey, ma tu... Ma io? Sei tu! Lo sapevo! Sei lo stesso Nagi di... Ehi, smettetela, voi due! Non possiamo usare tutto il primo giorno per le presentazioni! Una presentazione comporta solamente il presentare se stessi! Non significa che potete chiacchierare! Sì, signore, mi dispiace, Nagi. Goccia. Parleremo... più tardi. Sembrava che avesse qualcosa da dire. Ma no, Makoto! Ma dai! No, alla televisione! E così evaporò. Ma suppongo che avremo altre occasioni per parlare, proprio come ha detto. E ora abbiamo altre ragazze di cui presentare. Io c'ho come c'ho il centauro. Sì, vabbè. Penso che ora parlerò con questi altri 5. Ora si divertiranno Lily e Okami con questi. Evviva! E prima apre il centauro che adesso va def. Mondo Owada! Sono Mondo Owada! Piacere! E la Madonna, calma! Mondo Owada, super centauro liceale! Figlia! Deathcraft, tu devi capire, dovresti iniziare, più che altro perché sennò viene una cosa cringe, dovresti iniziare a dare una voce tramite le espressioni dei personaggi, non come cazzo ti pare. Vabbè, perché prima lo stavo parlando normalmente. È più scazzato che altro. Devo pensarlo bene. Adesso. Come farlo più. Raga, sono le basi del doppiaggio. Va bene che qui l'unico che ambisce a diventare doppiatore sono io, però. Sì, rega, non è che ti vanti fai lo sborone di merda. Non è che me sto a vantare, è che non voglio far diventare una cosa cringe. Mondo Uwada.
È il secondo leader della banda di motociclisti più grande e violenta del Giappone. I delinquenti della nazione lo temono e lo rispettano, il Super Centauro Liceale. Piacere mio di fare la tua conoscenza. Già. Dovrei stare particolarmente in guardia con questo tizio. Una mossa sbagliata e mi ritrovo a fare compagnia ai pesci. Lol. Ah, finito così. Tu, okay, tu proprio zero. No, perché lui è un menefreghista, quindi... Andiamo con... Junko Enoshima. Ciao, Junko Enoshima presente. Piacere di conoscerti. Junko Enoshima, super modaiola liceale. Modaiola. Ecco un nome che conosco fin troppo bene. Aspetta, lei è la super modaiola liceale, un punto di riferimento per tutte le studentesse. Non ne sono molto sicuro, ma... di persona sembri un po' diversa. Eh? Ah, parli di... tipo, le mie foto da copertina, vero? Beh, hai ragione allora. Vengono sempre abbellite per le riviste. Abbellite? Sì, dai, le ritoccano, tipo... Sì, dai, le ritoccano, tipo, ma hai sentito parlare di programmi per modificare le immagini? Oh, quel genere di ritocco! Ehi, non essere così sorpreso, non è poi tanto importante, così mi butti proprio giù. Al giorno d'oggi lo fanno tutti. Però, cioè, davvero, pensi che io sia scorretta? Dovresti vedere quello che fanno alle immagini di attrici o idol. Rendono gli occhi, tipo, tutti super grandi e la pelle sembra ceramica. Davvero? Sento come se tutte le mie fantasie fossero appena state fatte. Beh, quella in basso a destra non era poi così tanto ritoccata, anzi. Il nome è Kyoko Kirigiri. Kyoko Kirigiri, super punto di domanda liceale. Piuttosto riservata, eh? No. Inoltre, è la prima volta che sento il nome Kyoko Kirigiri. Non c'era nel trend nuovi studenti di Accademia Kibugamine. Adesso che ci penso, oltre a me, c'era un altro studente su cui non riuscivo a trovare niente. Forse lei? Ehi, allora, come hai fatto a essere selezionata per essere qui? Come? Voglio dire, devi essere stata scelta perché sei super in qualcosa, giusto? Allora, cos'è che ti rende speciale? Devo proprio dirtelo? Cosa? Sto nascondendo. No, non devi di per sé. Se non è assolutamente necessario, penso che lascerò perdere. Dal momento che non riuscii a trovare niente su di lei, pensai che fosse qui grazie alla fortuna come me. È come se stesse indossando una maschera di ferro. Tutto quello che so è quello che lei mi dirà, ovvero nulla. Ciao, piacere di fare la tua conoscenza. Sono Kihiro Fujisaki. Kihiro Fujisaki, super softwareista liceale. Mi sento un po' in imbarazzo a fare tutte queste presentazioni. Non vedo l'ora di lavorare insieme. Piacere mio, è bello conoscerti. Ma io ti voglio accarezzare. Forse me lo sto solo immaginando, ma ci siamo già incontrati prima d'ora? Non ci siamo appena detti piacere di conoscerti appena un momento fa? Già, hai ragione, scusami. Va bene, non devi scusarti. Ok. Kihiro Fujisaki ha scritto innumerevoli programmi innovativi per computer. E oltre a ciò sembra che il suo comportamento piuttosto introverso l'abbia garantito una folla di fans catenati. Qui all'Accademia Kibugamine è conosciuto come la super softwareista liceale. Ecco, Perché sto piangendo? Mi dispiace. Perché ti stai scusando? Mi sembri un po' contrariato. Ti ho fatto arrabbiare. No, stavo solo pensando a una cosa, tutto qui. Stavi pensando? Pensavo che fossi mongoloide. Sì, non hai fatto proprio nulla. Oh, grazie al cielo. Stavo cominciando a pensare che io non ti piacessi. Beh. Che sollievo. Beh, penso di capire le ragioni della folla di fan scatenata. No, comunque sembro un sacco io, cioè, io mi scuso per tutto. Lei fa qualcosa, viene male, cambia stanza, torna. Ma chi è che ha fatto sta roba di merda? Vabbè, che coglione. Aoi Ashina. Chi è che aveva fatto questa? Io. Era, sono Asahina. Piacere di conoscerti. Ahoy Asahina, super nuotatrice liceale. Sembra una nuotatrice. Sì. Ahoy Asahina, da quanto ricordo ha partecipato a tornei di nuoto sin dalla scuola elementare, abbattendo praticamente ogni record sulla sua strada.
e ora è stata selezionata come candidata per il team olimpico giapponese di nuoto. Non mi viene in mente una persona migliore a cui dare il titolo di super nuotatrice liceale. Su internet si è sollevato un gran polvere sulla sua combinazione di talento incredibile e bel aspetto. Sa la faccia noce, ma ok. Com'era il tuo nome? Mi dispiace, me lo sono proprio scordata. Makoto Nei. Sì, sì, qualcosa del genere. È il mio nome! Qualcosa del genere, intendi dire che è esattamente il mio nome. Va bene, non me lo scorderò di nuovo. Makoto Nei. Makoto Nei. Ricevuto. Mentre mormorava il mio nome, segnavo qualcosa sul palmo della mano con l'indice. Che stai facendo? Oh, questo? Non lo sapevi? Scrivi il nome di qualcuno sul palmo per 3 volte e non te lo dimenticherai mai più. Mai sentito una cosa simile. Quindi, come si scrive? Naegi. 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 Comunque. Proprio come si sente? No, non è Naegi comunque, è Naegi comunque. Come si scrive Naegi comunque? Vabbè, proprio come si sente, N-A-E-G-I. Scusami, dovrai dirmelo di nuovo più tardi, quando avrò qualcosa su cui scrivere. Vabbè, chi se ne... Visto che ci siamo, diventiamo amici. Ok, suona bene. Beh, almeno ho capito che ha fonti limitate di energia. Ah, però aspetta. Oh, shit! Adesso c'è... Allora, fatemelo fare doppiare un maschio, non è una femmina. Aspetta, Indy, una cosa. Potevi dirmelo... Sto morendo. Potevi dirmelo io. Potevi dirmelo subito. Io faccio... Indy, io faccio quello in mezzo che tanto parla piano, me ne freghista. Doveva essere il mio il me ne freghista, ma vabbè. E questi sono gli ultimi 4. Con chi iniziamo? No, lasciamo la signorina. Ancora per ultima. Madonna, quanto Ma ferma un secondo, Sono io che sono storto o l'ombra di Sakura è più snella di Sakura stessa? È vero. No, raga, qui ridi e scherzi. Potrebbero farci delle congetture perché anche i capelli sono bassi. È lo stand. Posso dire una cosa? Raga, ho finito. È lo stand. Ti ricordi ciao bel maschione? Posso parlare io? Ma Carvo, tu che hai doppiato? Vai Carvo. È lui, mi manca un secondo personaggio, un attimo arrivo. Sono Byakuya Togami. Byakuya Togami, super ereditario liceale. Piacere di conoscerti. Non penso di aver mai incontrato qualcuno così palesemente indifferente durante una presentazione. Anche se non dovrei esserne sorpreso. Questo tizio è eccezionale anche in confronto agli altri super liceali. Stimato figlio dei giganti finanziari del gruppo Togami, Byakuya Togami è stato cresciuto per servire un singolo scopo, ereditare il controllo del gruppo. Con diverse compagnie già sotto il suo controllo e avendo accumulato una vasta fortuna personale, egli è su un livello completamente differente, adatto al titolo di super ereditario liceale. Beh, almeno questo è ciò che diceva il trend dei nuovi studenti all'Accademia Kibogamine. Ehi, abbiamo finito con le presentazioni. Per quanto tempo pensi di stare lì? Non sopporto la tua vista. Sparisci. Quest'aura da non mi degnare mai di mischiarmi alla gente come te è il risultato della sua nobile educazione? Esatto. Andiamo di Yasuhiro Aga. Aspetta. Non so come doppiarlo, raga, però. Mi chiamano Yasuhiro Hagakure. Piacere di conoscerti, amico. Yasuhiro Hagakure, super chiarovedente liceale. Yasuhiro Hagakure, la supernova, il ragazzo prodigio della nuova era della chiaroveggenza. Leggendo tra gli indovini, Yasuhiro Hagakure è conosciuto come super chiaroveggente liceale. Sarò sincero, cose come sfere di cristallo e indovini non le capisco, però ogni tanto penso a quanto spesso si azzecchino con le previsioni. Ah, non mi piace la situazione. Che c'è? Una visione... Ho avuto una visione, amico. L'ho vista con i miei occhi. Vero come la verità. Carbo, per chi hai visto? Uno spirito guardiano con una permanente spettacolare che insegue Bigfoot con un rod in bocca. Hai capito che persona è? Si capisce. Il tuo spirito guardiano, dico! Sto scherzando! Che ne dici, ragazzo? Stappiamo un paio di birre e iniziamo un feroce dibattito sui lemuriani? Subito. No, siamo ancora alle superiori. Amico, io ho 20 anni. La verità è che sono successe un sacco di cose e sono stato bocciato per 3 anni di fila. Super chiaroveggente iniziale, bocciato per 3 anni di fila. Qui si capisce quanti capelli ha.
tre anni. Pare che siano successe un po' troppe cose. Era pazzo. E ora andiamo di... Lei. Celeste. No, ci prego. Celeste. Piacere di farla tua conoscenza. Il mio nome è Celestia Ludenberg. Celestia Ludenberg, super giocatrice d'azzardo liceale. E non dovresti vantartene, ma ok. Celestia Luden... come? Celestia Ludenberg è il mio nome. Sarebbe fantastico se mi chiamassi Cel. Sei giapponese, giusto? E allora? Posso chiederti il tuo vero nome? Mi hai frainteso. Il mio vero nome è Celestia Ludenberg. E sarebbe fantastico se mi chiamassi Celes. Sarà una sfumatura forzata nella sua gentilezza. Procedi a tuo rischio e pericolo. Le voci su di lei nel trend nuovi studenti di Accademia Kibugamine sembrano essere esatte. In qualità di super giocatrice d'azzardo liceale, la parola sconfitto non fa parte del suo vocabolario. Si fa chiamare Celestia Ludenberg e oltre il suo gusto per la stile da gotica lolita, tutto ciò che riguarda questa ragazza misteriosa è velata da dicerie inesatte e mezze verità. Vincitrice del torneo di scommesse clandestine definito King of Liars, dove i partecipanti competono per rubarsi l'un l'altro le proprietà, si dice che lei abbia mandato in bancarotta tutti gli altri concorrenti distruggendo di conseguenza le loro vite. È Monopoli praticamente. Minchia, Poli sì, Monopoli con le vere proprietà. Comunque, italiano. Carbo. Prima che continuiamo, fidati, lascia Sakura a salvo, perché per quanto poco parli Sakura, almeno poi Salvo non è fuori dalla serie fin dall'inizio. Sì, ma adesso un altro personaggio da doppiare dopo. Aspetto con impazienza di poter fare affari con te. Quel suo sorriso in qualche modo mi dà i brividi, è una tipa difficile da decifrare, Minchia, Soul Calibur. Salvo! Devo farlo io quindi? Sì! Sì! Sono Sakura Ogami. Sakura Ogami, super lottatrice liceale. Accidenti, ci è mancato poco che dicessi sei un maschio, giusto? Il giorno che mi uscirà quella frase pianterà la mia testa su una picca. Incoronata come campionessa a un torneo americano di MMA, nonostante fosse femmina, la super lottatrice liceale è uscita imbattuta da più di 400 incontri. Ecco cosa dicevano di lei nei trend, nuovi studenti dell'Accademia Kibugamine. Sakura Ogami, soprannominata Ogre, si dice sia la più forte tra tutti i primati. A qualsiasi nuova studente che stia leggendo questo thread, vi consiglio di ascoltare il mio avvertimento. Se avete cara la vostra vita, state lontani da lei il più possibile. E trovandomi qua faccia a faccia con lei, è esattamente ciò che voglio fare. Ehi, tu! Cosa? Sì? Senza nemmeno accorgermi, il mio corpo si era teso e stavo dritto sull'attento. E poi lei cominciò a scorrere le mani sul mio corpo. Cosa stai... Sembrerebbe che tu possieda la forza di un ordinario studente delle superiori. Che sfortuna. In un tale stato sei inadatto a farmi da sparring partner. A dire il vero è proprio il contrario, non potrei essere più che felice. Credo di aver finito. Certamente non c'è mancanza di, diciamo, diversità. Non lo sapete niente per un gruppo chiamato Super. Ora, parlando di cose più importanti, abbiamo problemi più urgenti del dire ciao e fare amicizia. Ah, già, a proposito, di cosa stavate parlando prima? Sembra che stiate discutendo di qualcosa, ma non sono molto sicuri sul cosa. Beh, vedi, ricordi cosa hai detto prima, Naegi? Mi sa che mi sono addormentato. Beh, la stessa cosa è successa a tutti quanti. Cosa? A tutti? Appena ho fatto un passo nell'edificio sono caduta come una pera cotta. Quando mi sono svegliato stavo dormendo dentro la dannata scuola. La stessa cosa che è successa a voi. Aspetta, non ha senso. Perché tutti dovrebbero svenire in quel modo? Perché diavolo pensi che siamo così maledettamente preoccupati? E c'è altro di cui preoccuparsi. Avete visto le finestre nelle classi e nei corridoi? Lastre di ferro su ognuna di esse. Chi farebbe una cosa del genere? E tipo, dov'è la mia borsetta? Non trovo nemmeno il mio cellulare. Ah, già, ora che ci penso, anche il mio palmare è scomparso. E date un'occhiata anche a questa stanza. L'entrata è completamente sigillata da quello strano arnese di metallo. Quando sono arrivato all'inizio non c'era niente di simile. Ricordiamo, ci sono anche delle torrette, ma sì, nessuno se ne accorge. Sì, ma nessuno se ne accorge, nessuno da... Non dice nulla delle torrette. Perché? Da dove diamine è arrivato? Forse siamo rimasti, tipo, coinvolti in qualche piano criminale. Dici, tipo, che siamo stati rapiti? Stai dicendo che qualcuno ci ha raccolti tutti e trasportati da qualche altra parte? Oh, non arruffate le penne. È più probabile che sia tutta una montatura dei tizi al piano di sopra. Sapete, tipo, orientamento o qualcosa del genere. Intanto lei ha arruffato i capelli. Detto questo, ora mi ritiro e mi rilasso per un po'. Ah, capisco. Quindi tutto questo è solo una specie di party a sorpresa? State scherzando? Tutto qui? Se è così, schiaccio un pisolino anch'io.
Sono stato in piedi fino a tardi ieri sera e sto smaltendo roba pesante. Leon, già inizio! Già inizio con la roba pesante delle idol! E proprio quando la tensione della stanza stava cominciando a disperdersi, iniziò. Siamo su FNAF! Ecco, fatto. Abbiamo completato FNAF! Momento! Prova! Posso avere la vostra attenzione, per favore? Pronto? È acceso? Mi sentite? Molto bene. Dunque. Era una voce così spensierata, così stramba, che sembrava venisse trasmessa da un altro mondo. E quella sensazione di estraniamento si trasformò velocemente in disagio intenso. Il tipo di disagio che provessi nel sentire qualcuno che se la ride di fronte alla scena di un incidente. Attenzione a tutti i nuovi studenti! Vorrei tenere una cerimonia d'ingresso. Quindi, per favore, riunitevi in palestra. Immediatamente. Ci vediamo dopo! Bella voce. Ci sta. Bravo, Salvo. Che cosa? Cos'era quello? Me ne vado. Aspetta un secondo. Dove pensi di andare? Ah, allora ecco cos'è. Tutto questo fa solo parte della cerimonia d'ingresso. Oh, cavolo, che roba. È da morire da ridere, rega. Beh... penso che andrò anch'io. Chissà che hanno in serbo per noi. Ed io che ero già bello pronto per un maledetto pisolino. Davvero, decidetevi. Ehi, aspettatemi. Non lasciatemi qui. Molto bene, me ne andrò anch'io. Non che importi a qualcuno, ma vado anch'io. Me ne vado. Con la coda dell'occhio li vidi uscire uno dopo l'altro, diretti verso la palestra. Rimasi lì, solamente a guardare, incapace di scrollarmi di dosso la brutta sensazione che avevo in testa. E non ero l'unico che l'avvertiva. È davvero sicuro andare là? C'era qualcosa di molto sospetto in quell'annuncio. Non che restare qui sia più sicuro, però... e comunque non siete curiosi di sapere cosa sta succedendo? Non c'è niente da guadagnare nel rifiutarci di percorrere la strada posta di fronte a noi. Dobbiamo andare. Già, hai ragione. Sono un po', non so, estremamente nervoso. Ma che altre scelte ho? Ha detto di riunirsi nella palestra, giusto? Salvare? Certo che salviamo! Ora fatemi fare una piccola cosa.